Allora, da valorosi estinti, nella chiesa di San Giovanni Battista di Soveria Mannelli, nella navata sinistra, nella navata di San Francesco di Paola, c'è una lapide. Questa lapide è venuta fuori dopo i lavori di restauro del 1992 e riporta praticamente questa iscrizione: da valorosi estinti. Ed elenca tre giovani carabinieri morti per la lotta contro il brigantaggio. I carabinieri sono Pier Mattei Ettore da Bologna, 28 febbraio 1864, Panni Antonio da Senigallia, 24 aprile 1865, e Meren Silvestro da Sardegna, 24 settembre 1866, i compagni dolentissimi. Allora, c'è da dire che abbiamo notizia di della morte violente dei primi due giovani carabinieri dal libro di Felice Marasco, Soveria Mannelli e il suo territorio. A pagina 111 di questo libro dice che praticamente parla di questi due carabinieri che morirono per la lotta al brigantaggio. Però non abbiamo io ho fatto delle ricerche sul libro dei morti della parrocchia di San Giovanni Battista e non risultano proprio riportati questi giovani carabinieri. Così come pure al comune di Soveria non esiste il certificato di morte di questi carabinieri morti più di 150 anni fa. Però abbiamo notizie dell'ultimo caduto, Meren Silvestro da Sardegna. Un altro libro, il libro di Storie senza filo della professoressa Marasco Colombo Carla, ci parla di questo giovane carabiniere morto a Vaccarizzo vicino Colla. Però a distanza di 150 anni non sappiamo qual è stato il brigante ad uccidere questi tre giovani carabinieri. Io presumo che sia stato il brigante Pietro Bianco, però dagli atti processuali risulta che questo brigante fu processato per 100 omicidi e per 150 reati contro il patrimonio, però non si parla di questi regi carabinieri caduti a Soveria nell'adempimento del loro dovere. Durante l'ultimo restauro della chiesa di San Giovanni Battista che è avvenuto l'anno scorso, la sovrintendenza che ha curato il restauro, per quanto riguarda la morte del secondo carabinieri, Parri Antonio da Senigallia, 24 aprile 1865, il 5 è stato tramutato in 8. Quindi adesso compare l'iscrizione 24 aprile 1868. Già la lapide è contorta, nel senso che è difficile andare a trovare i documenti di questi due carabinieri. Se poi si aggiunge che la data di morte è stata modificata in base a quanto dice il libro di Mario Felice Marasco, non ci troviamo più. La morte di questi tre regi carabinieri è ammantata da mistero ancora dopo 150 anni. Infatti, quando non sappiamo se è stato il brigante Pietro Bianco, ma secondo me è stato lui. Quando è stato catturato, sull'atto di cattura risulta che è stato catturato a Colla in contrada Nicastro. E non c'è nessuna località a Colla che si chiama Nicastro. Magari Nicuzzo, c'è una località che si chiama Nicuzzo, però non Nicastro. E poi,
praticamente il fatto di questa lapide che prima veniva nascosta, poi usciva fuori dopo il restauro in modo deteriore, nel senso che non si leggevano le scritte. E poi a me mi è sorto un dubbio: chissà che questi reggi carabinieri, invece di essere morti da eroi, siano morti suicidi. Infatti vicino alla chiesa c'era la casa di mia nonna, aveva un orto che si chiamava Al Campo. Chissà, invece di essere seppelliti nella chiesa, come dice il libro, siano stati seppelliti lì nel campo, dove praticamente erano morti dove venivano seppelliti i suicidi, le persone che si suicidavano, perché una volta le persone che si suicidavano non venivano seppellite in chiesa ma ai margini della chiesa. Chissà sono stati seppelliti questi reggi carabinieri lì in quel campo e siano morti suicidi. A me mi sorgono molti, molti dubbi, e quindi vorrei capirci un pochettino di più a partire da questa lapide e poi dalla storia di questi carabinieri.